50 anni di Acquamondo sono per noi un evento importantissimo, perché vuol dire che 50 anni che siamo sul territorio varesino a occuparci di avviamento al nuoto di chiunque voglia farlo. Infatti Acquamondo è un'associazione di volontariato che si occupa di mettere in acqua persone con disabilità indipendentemente da età, patologia e qualunque cosa, con lo scopo di creare acquaticità e di creare amicizia. Il modo in cui noi lavoriamo infatti a coppie, entra in acqua sempre un assistente volontario con un nuotatore, in modo tale da sfruttare la fiducia e l'amicizia come veicolo di apprendimento. Questo lavoro è iniziato nel 74 con alcuni service club che hanno sostenuto l'iniziativa, la piscina della Roboret Fides nella persona di Dante Trombetta e la dottoressa Erminia Moroni, che era un fisiatra, e che credevano tutti nello sport come via di integrazione. 50 anni passano in fretta e il mondo fuori è cambiato molto. Noi siamo cambiati in termini di persone che seguiamo, perché oggi chi ha una disabilità più di tipo fisico può seguire altri percorsi, non è più necessario passare attraverso un ambiente protetto come il nostro, abbiamo più disabilità relazionali e continuiamo a fare questo lavoro. Tutto questo ci ha insegnato molto sul tema inclusione. Riteniamo di essere un ambiente inclusivo in cui è passato qualche migliaio di persone negli anni. Per cui abbiamo deciso di festeggiare il 50esimo portando la nostra esperienza fuori, portandola nelle scuole, organizzando un contest con le scuole in cui i ragazzi potranno produrre video, elaborati grafici piuttosto che testuali, in modo tale da farli riflettere sul tema inclusione, partendo dalla nostra esperienza, mostrando un video fatto con ENAIP appunto. I ragazzi saranno spinti dai loro professori a ragionare sul tema inclusione.